Buonasera, siamo con l'onorevole Piero Fassino. Onorevole, lo scopo della sua visita a Voghera? Beh, siamo in campagna elettorale, siamo nell'ultima settimana, la settimana più importante perché si tratta di conquistare il voto di coloro che sono ancora indecisi. È un voto molto importante perché cade in una fase di crisi economica e sociale che suscita inquietudini, domande, interrogativi, preoccupazioni in tante famiglie e in tante persone. E la politica ha il dovere di dare delle risposte. Oggi queste risposte dal governo nazionale non vengono. Il governo Berlusconi non ha una strategia adeguata a arginare e contenere la crisi e le sue conseguenze. Noi chiediamo un voto perché nelle regioni e nei comuni che votano possano essere eletti presidenti di regione e sindaci capaci di dare quelle risposte che oggi da Roma non vengono. Penati, Filippo Penati è un candidato credibile per la regione Lombardia. Villani è un candidato credibile come consigliere regionale della provincia di Pavia e può rappresentare bene nel consiglio regionale lombardo l'esigenza di questo territorio. Garofoli è certamente un candidato credibile come sindaco, perché abbiamo bisogno di dare a Voghera un sindaco autorevole, riconosciuto, capace di guidare questa comunità e di creare le condizioni di una crescita economica e sociale che offra maggiori opportunità di vita e maggiori garanzie a tutti. E naturalmente nel chiedere il voto per Penati, nel chiedere il voto per Villani e Garofoli, chiediamo il voto per il Partito Democratico, che è il principale partito di opposizione e che è impegnato nel costruire un'alternativa alla destra e a Berlusconi. Una previsione, onorevole, per l'uscita dalla crisi? Ma la crisi c'è intanto ed sbaglia Berlusconi a negarla. C'è perché aumenta la disoccupazione, la cassa integrazione, si riduce la capacità produttiva delle nostre imprese, si riducono le esportazioni. La crisi c'è. Naturalmente l'Italia ha le risorse per superarla. Siamo in Lombardia, nella più grande regione del paese, il motore dell'economia dell'Italia, una delle grandi aree sviluppate dell'Europa. Non mancano qui certamente le risorse tecnologiche, finanziarie, culturali, sociali per risolvere la crisi, però le risorse possono non bastare se non c'è una guida politica capace di valorizzare tutto ciò che la Lombardia ha per restituire ai cittadini quelle certezze di lavoro, di reddito, quelle maggiori opportunità nella vita che sono necessarie perché ciascuno possa guardare alla vita propria, dalla propria famiglia e dei propri figli con maggiore serenità. Per questo noi chiediamo un voto qui in Lombardia come in tutte le regioni per una guida politica autorevole e forte, capace di fare le politiche che restituiscano ai cittadini certezze, sicurezze e opportunità. Grazie all'onorevole Piero Fassino.